Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono contentissima di stare qui con la mia amica Federica. Ovviamente un'altra Federica, voi direte. Sì, molte mie amiche si chiamano così. Allora, oggi ho realizzato questo trucco su di lei, che appunto andrete a vedere. Ed è un trucco molto molto estivo, molto luminoso e da serata. Lei stasera andrà ai 50 anni di suo padre, quindi sarà una festa molto elegante, sofisticata. Indosserà un abito lungo color corallo. E quindi ho pensato, quale miglior trucco di un trucco comunque luminoso ma colorato, perché poi lei ha gli occhi verdi con delle parti anche gialle, diciamo, e quindi stanno benissimo con questi trucchi così, anche perché è molto naturale lei, Federica, proprio non si trucca tantissimo, quindi secondo me le stanno benissimo i trucchi che la illuminano senza appesantirla magari eyelinerone oppure rossettone, queste cose qua. Scusate ma si era interrotto il video perché la card era piena e quindi non so dove eravamo arrivate. Comunque ho realizzato questo trucco su Federica che spero vi piaccia, che possiate utilizzare magari per qualche evento, comunque vi sia di ispirazione, e noi vi mandiamo un bacio e vi lasciamo al tutorial. Infatti siamo rimaste sul neutro anche per quanto riguarda il rossetto eccetera, comunque lo andrete a vedere. Io spero che il look vi piaccia, ho realizzato anche delle onde morbide per i capelli. Allora ragazze, prima di cominciare vado a mettere un po' di tonico sul dischetto e poi lo passo su tutto il viso di Federica per dare un po' di tono alla pelle, per rinfrescarla e dare e cominciare per bene il trucco. Lo vado a mettere anche sul collo e quindi faccio questo massaggino anche tamponandolo un po' e mettendo in circolazione, proprio in circolo, proprio la pelle, vabbè. Adesso cosa andiamo a fare? Partiamo dagli occhi, di modo che come sempre, come vi dico sempre, se abbiamo dei fallout di prodotti, poi dopo non dobbiamo rifare la base o comunque andarla a modificare. Quindi cosa faccio? Vado a prendere un paint pot di MAC, in questo caso come base, e utilizzo Perky, un rosa abbastanza caldo, che comunque fa da base senza comunque già improntarci il trucco in maniera eccessiva. Adesso ragazze, che ho dato una base al trucco, vado a prendere un ombretto di Kiko, che è, non so, di una collezione particolare, ora ve lo faccio vedere. Questo tipo di ombretti qui che sono utilizzabili sia bagnati che asciutti e sono veramente bellissimi perché sono tipo duocromo. Questo infatti è un pesca con riflessi oro. Lo vado a stendere su tutta la palpebra mobile, allargandomi anche un po' verso la piega dell'occhio, di modo da andare praticamente a sigillare l'ombretto, il paint pot, che comunque è un quasi un cream to powder, quindi è una crema quando si prende ma poi si secca. E questo ragazze già è un make up che mi piace tantissimo sugli occhi, uno di quei make up molto freschi e leggeri che si portano tanto in sfilata per magari per i red carpet eccetera, con poi il rossetto magari più intenso, veramente già è bello così. Comunque ovviamente non sarà questo il trucco e quindi andiamo a procedere con i prodotti che utilizzerò in seguito. Vado a prendere dei pigmenti perché voglio arricchire questo trucco e utilizzerò nel caso specifico Old Gold, sempre di MAC, e sempre di MAC il pigmento Rose. Sono due pigmenti bellissimi e dato che entrambi, allora uno è un rosa appunto e ha, ora ve lo faccio vedere, uno è un rosa ma comunque le iridescenze con l'oro è veramente meraviglioso, brillantinatissimo, se così si può dire, e l'altro è Old Gold, quindi un oro antico, e quindi appunto credo che si sposi perfettamente con i pigmenti rose. Allora li utilizzerò bagnati con un pennello a lingua di gatto e vado ad applicare i pigmenti Old Gold nella prima parte dell'occhio, quindi nell'angolo interno, se vogliamo, nel primo terzo. Ora ragazze, sempre sull'onda appunto della brillantezza, vado a prendere Rose e lo applico invece dalla seconda metà dell'occhio in poi.
Adesso ragazze vado a prendere un colore un po' più scuro perché come avete visto adesso ho solo illuminato, non ho dato definizione ancora. Quindi cosa vado a fare? Vado a prendere dalla mia palettina di neve il color tacco 12, che è questo marrone, sempre abbastanza shimmer ma comunque non troppo, che si sposa perfettamente con questo genere di colore. Ne applico poco alla volta e man mano mi creo la mia definizione portando il colore verso l'interno con dei piccoli tocchi. Senza prenderne altro perché non voglio caricare troppo di colore il pennello, vado appunto a portare questo colore anche nella piega dell'occhio. Dopo aver improntato questo poco di marrone, vado a sfumarlo di nuovo con il pennello 217. Ora ragazze, siccome comunque il marrone che ho utilizzato non era un matte, vado a prendere per dare ancora un po' più di carica al marrone un po' di Camelot di Nabla, creando una B e sfumandola. Ora ragazze vado a pulire un po' al di sotto delle sopracciglia, utilizzo un correttore del colore dell'incarnato di Federica e lo sfumo poi verso gli ombretti. Soprattutto quando facciamo un trucco del genere, che comunque è molto luminoso, è importante comunque dare dei punti opachi, come ad esempio ecco qui l'illuminare l'arcata sopracciglia, però in maniera opaca, e farlo con un correttore, in questi casi mi sembra una cosa migliore. Come vi dicevo, utilizzando i pigmenti è molto facile che ci siano delle cadute di brillantini. Per questo motivo, con lo stesso dischetto di prima che ho utilizzato con un po' di tonico, vado a rimuovere ciò che è caduto sulla palpebra inferiore. Adesso ragazzi andiamo a correggere l'occhiaia e lo faccio con questo correttore pescato che è della Bobbi Brown e si chiama Medium Bisque. Light to medium bisque, vabbè non so se l'ho detto bene, comunque è un pesca chiaro. Come faccio sempre negli angoli ai lati del naso, perché è lì che anche Federica ha maggiore occhiaia, che comunque non ha un'occhiaia sotto la palpebra inferiore, se vedete non è né gonfio né colorato, però è qui che si concentra un po' più di verde. Vado a mescolarlo con un po' di Bella Sveglia di Neve, che come sapete ve ne ho parlato anche precedentemente, è un correttore, no, più che un correttore è una crema colorata per il contorno occhi, molto indicata per nutrirle eccetera, anche un filo di colore, quindi la consiglierei come base correttiva prima di andare ad applicare il correttore. E vado, vado ad applicarla insieme al full cover appunto, perché è veramente una combo perfetta. Anche perché il colore di questo qui è leggermente più aranciato. Da dare un po' di definizione anche alla rima superiore e inferiore ciliare. E vado a farlo con sempre un marrone opaco. Ti ho dato un messaggio. In questo caso utilizzo e vado a farlo sempre con Cameo, il marrone opaco di Nabla. Senza però appesantirlo. Allora, siccome decido che l'effetto è troppo leggero, vado a prendere una matita. Allora, scelgo la Teddy di MAC. Adesso ragazze vado ad applicare bene le ciglia e poi ad applicare il mascara. Utilizzerò il mio mascara waterproof perché voglio che la piega tenga tutta la serata. Dopo aver applicato il mascara vado a colorare un po' le sopracciglia
e a definirle, e utilizzo gli ombretti della MAC, questo duo di ombretti, e utilizzerò entrambi i colori. Non vi so dire i nomi perché la palettina l'ha fatta mia sorella, non so precisamente come si chiamino. Comunque li vado a prelevare con un pennellino angolato. Allora ragazze, come sapete, quando andiamo a cominciare un trucco con i pigmenti o comunque con dei colori che sono molto brillanti eccetera, poi quando andiamo a costruire man mano il trucco si perde un po' della brillantezza, quindi vado a riprendere in particolare un po' del pigmento rosa e proprio con le dita vado a prelevare il prodotto ed applicarlo al centro della palpebra di modo da avere il massimo della brillantezza e del pigmento. E lo tampono. Adesso vado a fare la base a Federica e utilizzo un fondotinta fluido. Lo vado ad applicare non come il mio solito, perché come sapete io amo utilizzare la spugnetta, però in questo caso utilizzerò un pennello e utilizzo il 132 di MAC. Dopo aver incipriato il viso, vado ad applicare questo duo fantastico della Essence che si chiama Sun Club. È 2-in-1 praticamente bronzer e illuminante. Allora, l'illuminante lo applico direttamente con le dita, così ho il massimo della performance. E lo sfumo. È un po' polveroso comunque. È un po' polveroso, però comunque ha un bellissimo effetto... Ha un bellissimo effetto champagne, un bellissimo color champagne rosato. Con la terra poi vado a definire leggermente il viso di Federica. Guarda che belle effetti. Senza cambiare pennello applico anche il blush, che è di un bel color salmone pescato, e questo è il blush della Benecos. Per le labbra abbiamo optato per un rossetto che ha portato Federica, di modo da poterlo utilizzare anche durante la serata se vuole ritoccare il trucco, ed è un rossetto della marca Bella Oggi Italia, è il numero 01 Passione, neutro comunque, credo non sia neanche poi così matte eccetera, quindi va bene per rimanere comunque neutro. Sì, infatti è abbastanza cremoso. Lo applico anche senza una matita, di modo da avere un effetto molto naturale.